Grazie di essere venuti a questa assemblea, a questo incontro dibattito che è stato organizzato da un gruppo di cittadini, dei quali ora non vedete nessuno dietro questo tavolo, ma in realtà sono dei cittadini che non hanno dei ruoli specifici all'interno del contesto della sanità e hanno voluto organizzare questo dibattito per parlare delle tematiche inerenti le polemiche che si sono sollevate ultimamente nel nostro territorio dopo che c'è stato lo spostamento del punto nascite e dopo che il piano di riorganizzazione ospedaliera portato avanti dalla dirigenza ASL ha iniziato a concretizzarsi con gli effetti che tutti noi conosciamo. E ovviamente un dibattito per ragionare anche sugli interventi che dovranno essere messi in futuro affinché la nostra sanità possa essere garantita, possa diventare una sanità a dimensione d'uomo e soprattutto possa essere una sanità preservata in tutti i suoi aspetti, in particolar modo in quei servizi che sono indispensabili per venire incontro alle esigenze dei cittadini. E quindi la necessità di questo dibattito per chiedere che si lavori, si riapra il confronto, si riapra il dibattito, si lavori per unità e si pretenda da coloro che hanno responsabilità all'interno della dirigenza ASL di garantire tutti quegli standard di sicurezza che devono essere garantiti a tutti coloro che poi si rivolgono alle strutture sanitarie. E questo è necessario, perché se le partorienti continuano a spostarsi verso altri territori, ovviamente si mettono a rischio quelli che sono i servizi indispensabili ed essenziali come ad esempio il punto nascite. Sappiamo che bisogna garantire almeno, e già siamo in deroga, 500 parti all'anno per far sì che un punto nascite possa mantenersi operativo. E quindi la necessità è quella in questo momento di garantire la sicurezza ai cittadini, e siamo partiti dall'esempio delle partorienti, ma ai cittadini tutti, ma soprattutto di capire quale evoluzione avrà la nostra sanità da qua ai prossimi anni, quali dovranno essere gli interventi da mettere in atto rispetto a tutti i piani di razionalizzazione che si stanno portando avanti per garantire che questi servizi possano mantenersi. Insomma, delle esigenze, delle istanze, delle preoccupazioni che come cittadini ci siamo sentiti di voler esternare con l'organizzazione di questo dibattito, ma anche con altre iniziative e con delle sollecitazioni che stiamo facendo a tutti i livelli, ma io credo che questo dibattito sia aperto ormai da molto tempo. Qui ci sono esponenti anche del mondo sindacale, segretari di categoria della funzione pubblica, il segretario della Camera del Lavoro. D'altro canto ci sono anche gli amministratori, l'ex sindaco di Carboni, alcuni ex assessori che circa un anno fa si opposero fortemente allo spostamento del punto nascite, ma soprattutto a questo piano di riorganizzazione. Ci fu un momento particolare nel quale questo piano di riorganizzazione poteva essere messo in discussione fin dalle fondamenta. L'atteggiamento di molti amministratori locali in questo territorio purtroppo non ha permesso che questo avvenisse, perché ci fu un voto quasi all'unanimità per far sì che questo piano di riorganizzazione potesse partire. Quindi oggi qua riuniti io direi che si può discutere, ci si può confrontare, si può iniziare a parlare di questa tematica, ma soprattutto lo si deve fare superando quelle logiche divisive che da più parti si rischia di sprigionare, ovvero quelle del campanilismo, ovvero quelle ognuno della propria lotta, della propria rivendicazione comunale o territoriale, che altro non fanno che mettere in discussione poi la forza politica, sociale, sindacale di questo territorio, che ha necessità invece di grande unità per poter affrontare una sfida così importante come quella della tutela, della preservazione dei servizi sanitari, ma io più in generale direi della tutela di tutti i servizi e di tutte le istanze, le necessità, le esigenze, ma soprattutto i diritti dei cittadini. Non tolgo altro tempo al dibattito, prego. Qualcuno che rompa il ghiaccio, ovviamente il primo intervento è sempre quello più complicato. Allora, chiamo io, iniziamo. Direi che Riccardo Cardia potrebbe intervenire per primo e raccontarci un po' quello che è il suo pensiero, anche perché Riccardo è indipendente dell'ASL e quindi è anche una memoria, insomma, storica di quello che è successo da un punto di vista anche privilegiato. Prego Riccardo. Grazie, buonasera a tutti. Allora, intanto io farei un ragionamento, ma partirei subito dal discorso posto, cioè quello che oggi, cioè quello che è successo l'altro giorno, diciamo, il trasferimento dell'ostetrice, ma farei un discorso legato alla rivalità che non è innata tra Carboni e Chiesa del territorio, ma che è stata diciamo indotta
indotta da gruppi di potere, indotta da persone che sono state le loro carriere politiche, personali ed economiche, da poteri forti locali chiaramente, e anche da poteri forti fuori di questo territorio, che hanno tutto l'interesse a ridimensionare e a mettere uno contro l'altro per poi beneficiare dei risultati di queste cose. Allora, un risultato certo, questo l'hanno avuto, cioè questa contrapposizione in questi anni. Una divisione politica del territorio che ha favorito l'inserimento di quelle forze che avevano interesse a screditare e a ridimensionare la presenza dei servizi nel territorio e quindi il livello di assistenza, mettendo in discussione anche l'articolazione della presenza dei vari servizi. Quindi una perdita di credibilità, di affidabilità che agli occhi degli utenti ha comportato già da anni, perché questa è una cosa attuale, una fuga verso altri territori, soprattutto il territorio. Non solo per la questione legata al parto e all'assistenza in quel settore, ma per tutti, per moltissimi settori, dalla chirurgia alla medicina ed altre cose. Quindi, scusate, mi sono preso degli appuntini proprio per evitare di, per cercare di fare molto veloce ed evitare di perdermi sulle. Quindi a questa cosa hanno fatto capo anche scelte sbagliate nei tempi e nei luoghi, molto spesso contraddittorie da parte, con spreco di risorse da parte di, anche delle stesse amministrazioni locali. Poco prima è stato citato questa conferenza dei sindaci che prima ha deciso una cosa e poi improvvisamente si è accorta magari che voleva altro. Quindi a una dinamica interna di conflittuale di interessi si è aggiunta poi una dinamica esterna di poteri forti. Una cosa che sto per dire adesso, che sembra strana, ma non è strana a questo progetto e a questo obiettivo di svoltare i servizi, è quella che ha visto da fuori venire delle persone e mettere in discussione quelle che erano, i riconoscimenti economici, giuridici da parte del personale. Quindi aprendo una conflittualità con le organizzazioni sindacali, con i lavoratori, nell'immediato, che ha portato in modo astenante negli anni, dal 2009 al 2016, che non ha ancora avuto una risoluzione, e che però ha favorito la fuga delle professionalità che non trovavano un loro riconoscimento dal punto di vista professionale, quindi anche economico. E allo stesso tempo per chi restava a rumori continui in aumento e le conflittualità, che chiaramente anche questi inducono da chi viene dall'esterno a percepire situazioni non magari del tutto gestibili o comunque rassicuranti, quindi anche con una fuga da questo punto di vista. Quindi accelerando su quella che era un processo generale. Allora, sicuramente oltre alla questione del dibattito, se dovesse rimanere all'interno del Dipartimento di Emergenza del SIRAI oppure dovesse andare in crisi come è avvenuto, è un aspetto, però ci sono anche altri aspetti, ci sono aspetti legati ad esempio anche a possibilità di estensione e qualcuno già pubblicamente se ne parla, mi riferisco ad esempio alla Casa per la Maternità che potrebbe essere riferimento nei territori, nei comuni, insomma, che dovrebbe avvicinare al territorio dove non è presente questo, la possibilità alle coppie di un'attesa che non abbiano chiaramente problemi di natura sanitaria, una logica che però vede la formazione, la preparazione culturale del personale e oltre anche dal punto di vista della popolazione, delle coppie stesse. E quindi che accompagna, restituendo al percorso che porta alla nascita di nuove vite quella che è la loro funzionalità naturale
lasciando solo l'aspetto sanitario le cose, diciamo, che possono essere di natura complicata, non la medicalizzazione forzata, come invece è avvenuta da questo punto di vista. Nello stesso tempo la battaglia che portano le mamme per le mamme, per la riappropriazione dell'allattamento a seno dopo qualcosa, è una battaglia importante, anche questa rientra nella logica di riappropriarsi di questo aspetto. Quindi altre questioni che sicuramente questo è appena l'inizio, quindi ci saranno altre riunioni, sicuramente salterà fuori anche la questione dell'ospedale unico e via dicendo, comunque ogni intervento continua da suo, e quindi no, io volevo solo mettere l'accento su questa cosa per quanto riguardava la possibilità di fare, perché poi la mobilitazione è anche in Italia, nel senso arrivata quando ormai voi stanno scappando per chi giustamente considerava giusta la mobilitazione, chiaramente non voglio esprimere. Va bene, grazie. E prego, chi vuole intervenire? Luciano. Bisogna far scaldare un po' l'ambiente, insomma. Ovviamente i sindacalisti per deformazione aspettano sempre un po' di interventi e intervengono dopo, quindi. Ma ecco, l'ex sindaco di Carbone a Giuseppe Castro. Buonasera a tutti, grazie, non so chi l'abbia organizzato, ma grazie agli amici, alle persone che sono andate a fare per organizzare questo incontro che, come ha detto bene Manolo, è un incontro che non ha una connotazione politica, ma una voglia di discutere fra di noi sulle problematiche del SUCI presente riguardanti la sanità. Stiamo parlando di un problema che ormai viviamo da tantissimo tempo, ecco, viviamo da ormai da una decina d'anni, forse di più. La riorganizzazione sanitaria, prima iniziata con una giunta regionale, poi proseguita con un'altra, e naturalmente ci sono stati in questi anni tutta una serie di problemi derivanti dal fatto che anche sulla sanità si tende a voler razionalizzare la spesa. La spesa sulla sanità in Sardegna copre il 50% del bilancio regionale, e quindi naturalmente la maggior parte della spesa della regione Sardegna viene spesa per quanto riguarda la sanità nella nostra regione. In questi anni la sanità è stata utilizzata anche da tutte le parti politiche per cercare di avere ragione sull'avversario, però tralasciando i problemi che sono dei cittadini, i problemi che sono dei malati, i problemi che sono di coloro che hanno bisogno di cure sanitarie. Anche nell'ultima campagna elettorale, lo cito solamente come ormai è storia, la campagna elettorale è finita, è stata utilizzata la sanità per poter colpire gli avversari politici. Io penso che la Regione Sardegna ha dato ai commissari straordinari degli indirizzi ben precisi, che è quello di una riforma sanitaria che ha fatto tutti i suoi passi in Consiglio regionale, nelle diverse realtà locali, e ci sono state anche in questi anni, almeno io ricordo negli ultimi 5 anni, tutta una serie di manifestazioni, soprattutto sindacali, perché di popolazione non ne ho visto prima e non ne ho visto adesso, e dirò perché anche. Però ho visto, io ricordo, manifestazioni fatte dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL su tutta una serie di atti compiuti fino all'ultimo dal commissario straordinario nominato dalla Giunta Piglia, ma anche con l'altro che c'era, stiamo parlando di Calamira, stiamo parlando con gli ONIS, su tutta una serie di interventi. Come cosa ha fatto l'amministrazione comunale in questi anni? Quello di cercare di proporre delle soluzioni
La proposta dell'amministrazione straordinaria è quella, utilizziamo due ospedali come fosse un ospedale unico, adesso lo semplifico per non fare tanti discorsi, ma il succo era quello, utilizziamo gli ospedali di Carbone e gli ospedali di Inglese come se fosse un ospedale unico. E quindi proviamo a fare una proposta di razionalizzazione per migliorare i servizi per utilizzare i due ospedali. Questo è stato fatto da parte del commissario. E c'è il primo errore politico fondamentale compiuto dalle amministrazioni comunali, dai 23 sindaci del Succi Inglese. Perché l'ho detto di fronte al SIRAI l'altro giorno, lo ripeto oggi, i 23 sindaci del distretto hanno votato a favore della riorganizzazione della rete ospedaliera. Poi praticamente qualcuno dice una mozione, no, approvata in consiglio comunale, come si dice da alcune parti, una mozione di un ordine del giorno non si rifiuta nessuno. Però non stiamo parlando di atti fondamentali. Il dato fondamentale è che la proposta del commissario straordinario dell'AS è stata approvata all'unanimità col voto contrario del vice sindaco che rappresentava l'amministrazione comunale. Non è che è andata lì perché non aveva altro da fare, perché qualcuno dice non c'era sindaco, non c'era Tizio, non c'era Caio Sembruno. La dottoressa Marucci rappresentava l'amministrazione comunale, prima prova contraria, e c'è stato un voto contrario da parte dell'amministrazione comunale di Carbonia. Poi dirò perché. E c'è stata un'astensione se non ricordo male, del sindaco di Carbonia. Gli altri sindaci hanno votato a favore della riorganizzazione. La riorganizzazione è quella che è stata messa in atto dal commissario straordinario. Hanno votato a favore, non chiedetemi perché, noi abbiamo cercato in tutti i modi di fare cambiare questa proposta, ma questa proposta non siamo riusciti a farla cambiare, primo perché siamo restati soli su una proposta del genere. Quando si resta soli naturalmente il potere anche della politica è diverso, e lo stesso sta succedendo adesso, perché noi alcune cose le si condivideva, alcune cose proprio per niente, ma non perché questioni, come diceva Riccardo, tra Carbone e l'Iglesia, in questo momento non è stato nemmeno, questo non è il problema. Il problema è che noi si riteneva che essendo l'ospedale di Carbone deputato all'emergenza urgenza, il reparto di ginecologia doveva essere dove c'era l'emergenza urgenza, mentre all'Iglesia andava tutto programmato e quindi naturalmente tutta una serie di reparti che potevano essere dislocati all'Iglesia sono una serie di reparti che potevano essere dislocati a Carbone. Oltre a questo naturalmente abbiamo votato contro, non solamente per questo, ma abbiamo votato contro perché, lo dico io da rappresentante del centro-sinistra, è il rappresentante del partito che mi onoro di rappresentare, non mi vergogno, come qualcuno dice, e in questi 2 anni e mezzo di giunta regionale Pigliaru sulla sanità non sono stati fatti i passi avanti che si sperava di fare, non sono stati risolti tutti i nodi che c'erano, la famosa partenza fasce sollevata dai sindacati. La mobilità passiva, adesso qualcuno dice non ci sarà più la mobilità passiva perché sarà una AS unica, ma quando io intendo mobilità passiva intendo praticamente il signore che abita a Carbonia che è costretto ad andare a Cagliari per fare la visita. La mobilità passiva non è diminuita, le liste d'attesa non sono diminuite. Si rischia di perdere anche i reparti che in questo momento sono a Carbonia Inglese. Qualcuno citava forse Manolo nell'introduzione, noi nel Succi Inglese ne abbiamo circa 750 parti all'anno, di cui 250 andavano già a Cagliari, 250 erano su Iglesias, 250 erano su Carbone. Probabilmente già nell'anno 2016 su Carbone e Iglesias non raggiungeremo i 500 parti, e si rischia praticamente, perché dalle notizie che io stiamo parlando di circa 400-420 parti a oggi, e quindi si rischia di non arrivare nei 500 parti, con il rischio del 2017 di subire ancora una contrazione dovuta a tutta una serie di operazioni che non sono quelle di andare a partorire ad Iglesia se invece di Carbonia. Si intende quello di partorire prima in sicurezza. Io questo non sono un tecnico, ma pongo un problema alla discussione. Se si può partorire in sicurezza dove non c'è l'emergenza urgenza, primo problema. Dove c'è un reparto che in qualche modo ancora si dice che sia fatiscente. Poi il personale sicuramente è adeguato, il personale professionale, il personale
è molto presente, ma si dice di un reparto che non sia attrezzato in questo momento per dare una risposta significativa alla richiesta delle future mamme e dei bambini. Ecco, c'è una sanità che in qualche maniera non funziona, la responsabilità è di tutti, ma penso che azioni come sono state fatte negli ultimi tempi, nelle ultime giornate, di proteste fatte a Babbo Morto, come dicono a Sassari, perché gli stessi sindaci che hanno votato a favore della riforma sono andati a protestare contro il trasferimento della citologia di Iglesias. Gli stessi sindaci che erano in carica prima di giugno, che hanno votato a favore quando il comune che abbiamo votato contro, sono andati a protestare con la fascia tricolore contro questo spostamento. Dall'altra parte, chi è in carica in questo momento si è svegliato il giorno dopo, chissà perché, il giorno dopo che c'era stato fatto un trasferimento, perché forse qualcuno voleva dimostrare qualcosa, perché molti di quelli che sono andati a protestare a Cagliari non li ho mai visti. Sono andati a protestare a Cagliari praticamente perché sapevano che l'operazione era conclusa, una protesta che non serve assolutamente a niente fatta in quel contesto, che non porta a nessun risultato. Il risultato si tratta quello che di rimettere insieme i sindaci del territorio, le organizzazioni sindacali e chi rappresenta praticamente i cittadini e chi rappresenta i lavoratori, sedersi intorno a un tavolo e vedere un atto insieme al nuovo amministratore unico della ASL unica della Sardegna per vedere se ci si può, se si può discutere e migliorare questa proposta sanitaria che io considero assolutamente insufficiente, una proposta sbagliata non solamente per la ginecologia, e l'abbiamo detto in tutti i modi, poi forse non abbiamo protestato, ma la protesta praticamente poi lascia il tempo che trova, poi ci vuole la proposta. Alcune cose non sono state assolutamente fatte, c'è un atteggiamento del commissario straordinario che è totalmente sbagliato dal primo giorno che ha messo piedi in questa base dove svolge questa funzione. Dal primo giorno c'è un atteggiamento sbagliato nei confronti dei sindaci, di chi rappresenta i cittadini e delle organizzazioni sindacali, perché molte volte non ha voluto nemmeno ascoltare. Cito solamente tutto il problema che ha avuto con alcune associazioni di malati, con proteste su proteste che si sono susseguite in questi mesi, perché non c'è la volontà di condividere un percorso, di condividere alcuni aspetti della riforma sanitaria. Io penso che si possa fare, se c'è la volontà, tutti insieme, senza che uno voglia prendere una bandierina per andare a protestare, perché prima tutto era colpa dell'amministrazione in carica, adesso sta iniziando ad essere tutto colpa della regione. La regione non ha nessuna colpa da questo punto. Sullo spostamento della ginecologia e dell'ostetricia di Iglesias, la regione ha, io dico, pochissime colpe, perché la responsabilità di questo ce l'hanno i sindaci del territorio. Perché il presidente Pigliaro e l'assessore Arno hanno detto: questa è una proposta che è stata votata all'unanimità fuori dei comuni di Campobucci. Quindi non c'è stata forza, non c'è stata volontà del territorio per modificare quella proposta del commissario, che secondo me è sbagliata come tantissime altre sue proposte, che però in quel contesto poteva essere modificata. Adesso, siccome non ci possiamo solamente piangere addosso, l'obiettivo di questa riunione è anche condividere un percorso che noi dobbiamo condividere, io sono convinto, perché l'amministrazione di Iglesias è un'amministrazione che in qualche maniera ha dimostrato in questi anni anche serietà nel sedersi su un tavolo ad affrontare gli argomenti, e questo bisogna riconoscerlo al sindaco in carica, che non ha mai fatto, ha sempre usato un metodo molto equilibrato nell'affrontare i problemi. Si tratta di mettersi insieme, se c'è la volontà, soprattutto il sindaco in Carbonia, il sindaco inglese e gli altri sindaci, per provare a costruire una cosa. Naturalmente non abbiamo molti strumenti, perché quello che abbiamo guadagnato faticosamente alcuni mesi fa, per esempio, lo cito solamente, che è la famosa rete urbana, che è uno strumento per mettere insieme tutti i comuni del territorio, e Carbonia aveva la funzione di capofila con tutti i venti, che si è persa per strada, non se ne parla più,
quello potrebbe essere uno strumento per mettere insieme delle proposte e mettere insieme tutti i 23 sindaci del territorio. Da lì bisogna ripartire, è inutile fare proteste che non servono assolutamente niente sotto l'assessorato alla sanità, per dimostrare che qualcuno esiste, che qualcuno vuole fare qualcosa e che qualcuno praticamente vuole prendersi qualche rivincita dalla sconfitta elettorale, ma non è assolutamente utile per quanto riguarda i cittadini di Carbonia, i cittadini di Gliese e i cittadini di Masainas, perché naturalmente la sanità interessa tutti i cittadini del nostro territorio e tutti vorremmo avere una sanità migliore. Guarda, c'è un altro elemento che qualifica la sanità: i migliori medici se ne stanno andando. Non vogliono, noi avremo delle sale operatorie nuove, perché se noi ci sono sale operatorie nuove, però naturalmente sono sale operatorie che non vengono utilizzate pochissimo, perché i medici in una struttura ospedaliera, in una sanità come quella nostra del Sucio Gliesiense, non restano quelli un po' bravi e hanno altre possibilità, le sfruttano e per esempio si trasferiscono nel Cagliaritano, nel Sassarese, dove dal punto di vista professionale hanno tantissime possibilità in più. La sanità si fa con i bravi medici, si fa con una buona organizzazione, ma soprattutto avendo medici competenti. Qua si rischia ancora, per avere una visita oculistica si aspetta 5 mesi, e se si prenota la stessa visita nella ASL di Cagliari, fin quando ci sarà, sia la visita del giro di una settimana. Questo, grazie. Grazie Giuseppe. Adesso la parola ad Antonio Concio, segretario della funzione pubblica della CGIL per Sulcis. Il presidente. Grazie, buonasera a tutti. Allora, gli spunti sono tanti, buona parte li ha presi Giuseppe un attimo fa, una parte conto di riprenderla sperando di non annoiare troppo. L'incipit di questa serata, Manolo l'ha ridatta parlando del trasferimento del punto nascita da Carbonia di Gliese e delle polemiche che si sono susseguite a questo. Polemiche alle quali noi non abbiamo partecipato e per le quali ci è stato fatto come sindacato anche un riprovero piuttosto pesante. La ragione, l'unica ragione per cui noi non abbiamo partecipato a queste polemiche e alle manifestazioni a sostegno di quella polemica è molto semplice, la realtà un attimo fa Giuseppe è quella che è inutile andare a protestare per l'esecuzione di un progetto che in precedenza è stato approvato da tutti i sindaci del territorio. Non dimentichiamo che i sindaci sono comunque l'autorità sanitaria per eccellenza delle comunità che rappresentano, e questo è quello che il commissario straordinario ogni volta che noi abbiamo aperto bocca alzando la manina per dire noi non siamo d'accordo ci ha sempre rinfacciato. Noi è diversi anni, è diverso tempo che andiamo che stiamo protestando per quanto riguarda il depauperamento della nostra sanità. Perché stiamo protestando? A noi francamente non interessa l'allocazione delle risorse all'interno della nostra comunità del Sulcis Gliesiense, non che non ci interessi, ci interessa soprattutto perché ha delle ripercussioni sui lavoratori che rappresentiamo, ma più che a quello veramente noi siamo sempre stati interessati al fatto che al nostro territorio, alla nostra comunità fossero garantite i sistemi, i livelli di assistenza che sono anche previsti dalle norme, perché badate, questa qui è solamente come dire la punta dell'iceberg, perché noi è dal 2010 che stiamo protestando. Come ha detto prima Giuseppe, abbiamo prima protestato contro Calamita e poi protestato contro UNIS. Noi abbiamo fatto ricorso persino al TAR. Abbiamo fatto ricorso al TAR per cercare di, imporre quello che la norma ci prevedeva che ci fosse dovuto, e cioè di essere sentiti in occasione di queste riforme. Guardate, il progetto è deleterio perché
questo ultimo periodo è che è vero che le direttive, quelle regionali, cioè che i commissari che si sono succeduti qua, stanno semplicemente attuando direttive regionali. Direttive regionali che francamente per noi non sono capibili, perché ci hanno tagliato prima 94 posti nel 2012, con l'ultima riorganizzazione, così la chiamano, per non dire che sono tagli lineari, ci hanno tagliato altri 57 posti letto operativi, e hanno provato a spiegarci che i posti letto non sono da soli quelli che fanno la qualità, ma è abbastanza chiaro a tutti che se la normativa regionale e nazionale prevede che debbano esistere 3 posti letto operativi per ogni 1000 abitanti che gravitano in questa zona per avere garantiti i livelli di assistenza, è chiaro che se non ce li abbiamo stiamo mettendo in discussione anche questa cosa. Così come è chiaro che se la filosofia della riorganizzazione della rete ospedaliera regionale è quella di creare tanti punti, una rete di nodi in cui, indipendentemente dal nodo in cui entri, tu sei ben affidato. Perché? Perché poi loro avranno cura di fare spostare pazienti, conoscenze e quant'altro nel migliore punto della rete regionale che possa trattare quella patologia. Abbiamo provato a spiegarvi che non funziona così. E soprattutto abbiamo provato a spiegarvi che se questa filosofia funzionasse, nessuno avrebbe impedito a che questo territorio potesse avere quel numero di posti letto che la normativa nazionale e regionale prevede che dobbiamo avere. Perché con l'ultimo riorganizzazione ospedaliera il numero di posti letto, la percentuale di posti letto operativi è passata da 2,51% per 1000 come la prima al poco più del 2 per 1000 come adesso. È chiaro che questa era la battaglia da fare e non la battaglia di allocare le risorse all'interno del nostro territorio. Questa era la battaglia da fare per affermare il diritto a che questo territorio avesse gli stessi servizi di tutti i territori. E poi guardate bene, si fa tanto parlare oggi della distribuzione del problema della demografia e si dice che non abbiamo nascite e si dice che magari si adottano provvedimenti di carattere regionale nei quali si vendono le case per 1 euro oppure si fanno la informatizzazione con la fibra ottica per portare in paesini sperduti una grande velocità di internet. Per chi? Perché se voi guardate, vi prendete la briga di guardare il documento di riorganizzazione ospedaliera a pagina 12, c'è una bella rappresentazione della cartina della Sardegna e in questa cartina c'è una rappresentazione grafica della concentrazione della popolazione nelle diverse zone. Ora, voi la aprite e vedete che ci sono 3 punti ad alta, diciamo così, ad alta densità abitativa, che sono nel Cagliaritano, nel Sassarese e un puntino piccolo nell'Oristanese. Allora è chiaro che noi abbiamo 2 problemi: un problema che non abbiamo nascite e un problema che abbiamo una distribuzione demografica che si sta accumulando per poli. Allora, se vogliamo fare una politica di contrasto a questi fenomeni, come facciamo? Che senso ha che facciamo una politica che poi accentra i servizi presso gli orsi centri? Non ha nessun senso, guardate, perché le persone, le comunità si sono formate perché si formavano intorno alle chiese, dove c'erano chiese si formavano comunità. Adesso, come dire,
le comunità si formano intorno ai servizi, dove ci sono più servizi le comunità tendono a crescere e gli altri tendono a spopolarsi. Allora, se dobbiamo fare una politica di contrasto a questo genere di cose e ci arrendiamo che c'è uno spopolamento delle zone interne, che senso ha fare un progetto in cui si accentrano i servizi sanitari, quelli migliori? E guardate che io non sto parlando dei servizi sanitari che sono necessariamente legati ai poli universitari, che hanno necessariamente, per la loro natura, hanno la necessità, perché tratta di essere pochi e accentrati, perché trattano malattie rare. Ma il problema è che noi stiamo tagliando i servizi per quelle malattie medie in cui già spendiamo qualcosa come 18 milioni di euro di mobilità passiva. Dei nostri 21 milioni, adesso diventati 25 quasi, milioni di euro di mobilità passiva, che sono i servizi che noi paghiamo alle altre ASL della Sardegna per cittadini che migrano dalla nostra zona per andare da altre parti. Almeno l'80% riguarda servizi che contestualmente forniamo anche noi. E allora che senso ha che io mi sguarnisco un settore, non pretendo neanche un posto letto per quel settore, sapendo che per quel settore spendo 4 milioni di euro, 4 milioni di euro, perché la gente va a curarsi fuori. Guardate, così non funziona. Così non può funzionare. Così come io sono molto critico anche sulla pubblica, perché mi sembra una porcheria, oggi sarò buono, una porcheria. Ci sono studi della Bocconi, la Bocconi ha fatto nel suo rapporto Oasi del 2015, fa studi in proposito, così come li fece quando si parlava della soppressione delle province, uno studio per capire se le province aventi più abitanti potevano essere più performanti in termini di efficienza e di efficacia di quelle più piccole, l'ha fatto per gli ospedali, andando ad analizzare che cosa? Andando ad analizzare le realtà dove queste cose sono già avvenute, le Marche, la Toscana, l'Emilia Romagna. Ora, i risultati di questa analisi sono catastrofici perché ci raccontano che la unificazione porta a un sistema talmente grosso che sono più le negatività che le positività a andare verso questo sistema, perché è vero che si fa qualche economia di scala, ma le economie di scala sono legate banalmente alla centralizzazione degli acquisti che si poteva fare anche tenendo di spinte le ASL che avevamo. Ma a fronte di questo c'è un gigantismo che non si controlla. Allora perché noi pensiamo di essere diversi da quelli che questa strada l'hanno già fatta? Tra l'altro un'isola in cui Gallino diceva che non abbiamo neanche un capitale sociale, perché non siamo abituati alla cooperazione. Non esiste. I risultati di questa azione, e lo dico questo lo dico facendo affidamento sul fatto che qualcuno di noi qui oggi ha un ruolo politico che può imprimere in questo senso anche una certa importanza. Cosa fare? Perché sto diventando lunghissimo. Cosa fare? È difficile a questo punto cosa fare per il problema specifico di cui stiamo parlando. Però vi dico, se è vero come è vero, come diceva Giuseppe, che il commissario straordinario ci ha raccontato che lui voleva immaginare un asilo come elemento unico, distribuita in due poli, ma come elemento unico. Perfetto, gli abbiamo detto. A parte che prima gli dai i presupposti di dignità delle altre asilo, poi parliamo di questa cosa, ma se veramente lo voleva fare,
in seconda battuta quando ce n'è almeno 500. Perché l'OMS dice questa cosa? Perché il personale che gravita intorno al punto nascite, come dire, deve avere una casistica abbastanza ampia con cui cimentarsi, come dire, si allena. E quindi partecipando a questo genere di cose si specializza e ha una certa manualità. Esatto, mantiene una certa manualità. Ma non dice, l'OMS non dice che questa cosa la deve fare ogni persona, non dice che ogni persona che partecipa a quella cosa deve necessariamente assistere a 500 parti. E allora, se avessimo avuto la capacità, e qui vado a chiudere, se avessimo avuto la capacità, e anche, permettetemi, un sistema politico capace di fare sintesi di tutto il territorio, di definire il fatto che noi con una spesa leggermente superiore a quella che stiamo affrontando, chi ci impediva di cogliere l'elemento di appartenenza che è comunque patrimonio di tutti? È un elemento che non è eliminabile solo perché noi vogliamo, e c'è, esiste, e non è solo campanilismo, è un elemento di appartenenza. È la volontà di sentirsi parte di una comunità. E allora chi ci impediva di avere due punti nascite con una sola organizzazione, col personale che portava intorno al punto nascite qui e al punto nascite Iglesias, trattando magari qui le casistiche un attimino più complesse, visto che abbiamo qui gli strumenti per intervenire nell'emergenza. Buona volontà ci voleva, permettetemi, una capacità di sintesi politica che in questo territorio non c'è stata. Grazie al collega. Chiedo ai prossimi interventi, per permettere di intervenire un po' a più persone, di cercare di essere un po' più ristretti. Giuseppe Casti prima ha parlato di una riapertura del confronto, una riapertura del confronto nella conferenza sociosanitaria all'interno della rete dei comuni e tutti quegli organismi che possono permettere di rappresentare politicamente il territorio e quindi di portare le istanze dei cittadini. Ora la parola va a Emanuele Cagni, deputato del Partito Democratico, e a lui chiedo che cosa bisogna fare del concreto, perché tutte queste problematiche le conosciamo la storia. Sappiamo che queste manifestazioni che si sono svolte in questi giorni sono arrivate fuori tempo massimo, però noi dobbiamo comunque, perché abbiamo il dovere di farlo, abbiamo il dovere di garantire i servizi in questo territorio in futuro. Cosa fare? Sì, grazie Emanuele, buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie a tutti i cittadini insomma, che si sono prodigati per organizzare questo momento importante di discussione su un tema diciamo assolutamente fondamentale per la nostra vita, per i nostri figli, per i nostri anziani e per tutti noi. Io faccio una prima considerazione di carattere generale. Io ho, come dire, colto favorevolmente l'invito di Manolo di partecipare a questo evento con un obiettivo sostanzialmente, un obiettivo principale, come essere un amico. L'obiettivo di tentare, diciamo, con molta apertura, con molto senso di responsabilità, di voglia di trovare assieme delle soluzioni, di trovare un luogo, come dire, che io penso essere neutrale rispetto alla tematica che noi stiamo affrontando, che potesse in qualche maniera mettere assieme tutti i soggetti che oggi hanno ruolo istituzionale, ma hanno anche impegno, diciamo, civico, hanno impegno dal punto di vista delle organizzazioni sindacali e liberi cittadini, insomma tutti quei soggetti che insieme possono aiutarsi a trovare una soluzione condivisa su un tema così importante per tutti noi. Perché lo dico a me stesso, come lo insegnate, il governo di una materia così complicata è affidata, come è noto, a più livelli istituzionali. Esiste lo Stato che detta, come dire, le norme di carattere generale,
su cui poi a scendere ci sono tutta una serie di responsabilità. Per quanto riguarda la Sardegna, come voi sapete, lo Stato assegna alla Sardegna competenza diretta, essendo regione a statuto speciale, in materia di sanità, e poi esiste e ha un ruolo molto importante il sistema degli enti locali, attraverso anche meccanismi normati dalla legge che danno al sistema degli enti locali una funzione importante. Giuseppe lo diceva, per esempio, sul tema di queste ore del trasferimento del punto nascita c'è stato comunque un pronunciamento degli enti locali. Allora dico questo per dire che tutti i soggetti istituzionali, quindi lo Stato, la regione, il sistema degli enti locali e poi insieme tutta una serie di altri soggetti istituzionali, prima fra tutte le organizzazioni sindacali e tutto il mondo che gravita attorno al sistema della sanità, hanno comunque funzione e ruolo, ovviamente con pesi e responsabilità assolutamente diverse. Una prima considerazione: io spero che questa sia la prima di una serie di riunioni alle quali decida di partecipare anche il sistema degli enti locali, perché è molto importante. Io lo dico ovviamente senza nessuna polemica, perché non spetta a me farla, però io ho pensato di trovare in questa sala anche l'amministrazione comunale, per esempio, di Carbonia, che, con la quale vorrei, dal punto di vista istituzionale, per il ruolo che io ho in questa città, in questo territorio, iniziare a ragionare di prospettiva di questo territorio, di prospettiva non solo sul sistema, diciamo, di importante come quello dei servizi sanitari, ma anche su altri livelli di discussione. Quindi io pongo, diciamo, anche pubblicamente un invito ufficiale a dare la mia disponibilità per il ruolo istituzionale che io ho, di trovare, diciamo, dei momenti, di poter trovare subito, anche nei prossimi giorni, ma no, quindi diamolo dal mio punto di vista una massima disponibilità a trovare dei momenti anche pubblici come questo per iniziare insieme, superando tutte quelle che sono state le divisioni anche di campagna elettorale, ma anche divisione politica rispetto a un discorso che riguarda più le politiche nazionali e le politiche regionali, trovare un momento attraverso cui i vari livelli, quindi quello nazionale, quello regionale, chiamando a discutere, e su questo io non credo che ci saranno difficoltà, i nostri rappresentanti a livello regionale, e chiamando il sistema degli enti locali, poi il resto mi sembra che sia ben rappresentato in questa sala, e cercare di costruire tutti assieme un'idea e un progetto per questo territorio. E qui vengo alla domanda di Manolo: che cosa possiamo fare? Allora, prima considerazione, questo per la Sardegna è, dal punto di vista proprio del momento, un momento, diciamo, storico che segnerà la prospettiva, il progetto di gestione della sanità in Sardegna. Allora, qualcuno ha ragionato di azienda unica. Su questo, come voi sapete, nella discussione preparatoria alla delibera del Consiglio regionale ci sono state opinioni differenti, anche nell'ambito, per esempio, del mio partito di appartenenza, perché alcuni erano, come dire, fautori di questa riorganizzazione, altri invece erano per tenere un'organizzazione più sul livello territoriale. Una discussione poi democratica, libera, che ha coinvolto un po', come dire, devo dire, molti pezzi di Sardegna, anche oltre il Consiglio regionale, ha poi spinto il legislatore attuale, chi oggi ha potuto decidere, a optare per la soluzione di costituire in Sardegna un'unica azienda sanitaria, a cui ovviamente deve seguire la vera organizzazione poi pratica dei servizi sanitari, perché tutto questo sistema di burocrazia, di decisione di tipo, come dire, burocratico-amministrativo, chiamiamolo così, deve seguire poi una reale e concreta organizzazione dei servizi per la persona e per i cittadini. Su questo noi come territorio dobbiamo giocare un ruolo. Allora, che cosa io ho contestato anche rispetto alla politica regionale in questi ultimi 2 anni? Insomma, ci sono anche, basta avere un minimo di rassegna stampa per andare a vedere anche le cose che io pubblicamente ho detto, rispetto anche, come dire, alla gestione politica che di fatto, di cui mi sento assolutamente protagonista per il ruolo che ho. Io non ho condiviso, come dire, e qui calo anche poi nella discussione un discorso che riguarda più il nostro territorio. Io credo che questi grandi processi, diciamo, di riforma, di organizzazione, di qualsiasi struttura complessa, ovviamente prima fra tutte quella proprio sui servizi sanitari, debba richiedere un'idea generale. Allora, io non voglio entrare troppo nel merito della questione del punto nascita che è stato trasferito da Carbone Inglese, prima dell'inglese a Carbone e poi da Carbone Inglese.
Io temo un evento politico di una non visione strategica e di progetto dell'organizzazione complessiva dei servizi in questo territorio. Perché io ritengo che una politica, diciamo, che io considero del carciofo, foglia per foglia, non aiuti complessivamente ad avere una visione. E giustamente i cittadini, nel momento in cui gli viene sottratto un servizio, considerano quell'atto come: mi stai togliendo un pezzo di sanità, perché non mi stai mettendo, non stai mettendo a disposizione, diciamo, della mia, come dire, visione complessiva di sanità, un progetto che in qualche maniera su cui io mi posso identificare e posso esprimere la mia opinione. Allora, quindi noi dobbiamo, e qui diciamo zoom sulla domanda di Manon, noi dobbiamo con buona, diciamo, senso di responsabilità, ognuno per il ruolo che ha, e guardate, io sicuramente non sono venuto qui a difendere, come dire, non sono assolutamente portatore o difensore della politica regionale, di cui condivido moltissime cose, ma ovviamente non ne condivido delle altre. Sulla sanità ci sono delle questioni su cui ho, come dire, per il ruolo istituzionale che ho, un conto aperto, e su cui ho voglia di confrontarmi io e anche il mio partito, è la coalizione che in questo momento rappresenta e governa la maggioranza in regione. Quindi cosa possiamo fare? Noi, secondo me, da qui dobbiamo partire per cercare di coalizzare il più possibile tutti quei soggetti protagonisti della vita istituzionale, politica, sindacale e culturale di questo territorio. Cominciare a costruirci noi un'idea di come vogliamo o vorremmo che sia organizzata la sanità del nostro territorio. Perché guardate, non è stato bello. Io ho seguito per esempio l'intervista che ha fatto Manolo all'attuale responsabile della sanità, il quale ha detto in maniera molto chiara: qui purtroppo c'è un problema di conflittualità fra le due città che non posso superare io, c'è e basta. Allora io faccio un esempio, ha detto, e questo è uno, come cittadini di questo territorio ci deve far pensare: quando io ho trasferito il punto nascita da Iesa a Carbonia ci sono state le manifestazioni contro Iesa, poi ho trasferito sulla base di una delibera delle amministrazioni comunali il punto nascita da Carbonia a Iesa, c'è stata una rivoluzione su Carbonia, perché voi non vi mettete storicamente d'accordo? Cioè io non permetto davvero a nessuno, io questa cosa gliel'ho già detta pubblicamente un anno e mezzo fa, quando lui fece lo stesso ragionamento del progetto del convegno, noi non dobbiamo permettere a nessuno di speculare su queste questioni, perché su questo tipo di impostazione noi ne usciamo tutti sconfitti. Allora noi dobbiamo mettere insieme le persone di buona volontà di questo territorio, mettere in una stanza come questa, iniziare tutti assieme, e io ripeto, confermo, anche rispetto all'amministrazione comunale di Carbonia, la mia disponibilità a confrontarmi e a riassumermi anche le responsabilità per la parte politica che rappresento e per il ruolo istituzionale che ho, con l'obiettivo di costruire assieme anche con i cittadini di Iesa, di Nancao, di Sandavi, di Siliqua, cioè iniziare anche a costruire un ragionamento che deve mettere insieme un progetto che deve riguardare questo territorio. Con quale obiettivo? Che è la cosa più importante. Di far sì che questo territorio, a causa di questa situazione che si sta di nuovo, come dire, alimentando negativamente in queste settimane, perda davvero tutto il rispetto invece a una visione di politiche sanitarie che qualcuno ha in questa regione, che è quella, e non mi riferisco qui a Pignaro o alla giunta regionale, ma in questa regione non bisogna mai dimenticarlo, e qui c'è una valutazione di tipo politico trasversale che riguarda tutte le forze politiche, c'è una visione di alcune famiglie, di alcuni personaggi storici della sanità in Sardegna che hanno come obiettivo quello di polarizzare i servizi sanitari sulle due grandi città che sono Cagliari e sono Sassari. Quindi noi la prima battaglia politica comune che dobbiamo fare è quella di scardinare questa visione di gestione della sanità. Lo diceva anche Antonello, noi siamo contro, almeno io sono sicuramente contro, la polarizzazione della sanità su Cagliari e su Sassari. E quindi sono per una riorganizzazione democratica, equa e giusta dei servizi sanitari in tutto il territorio regionale, attraverso un sistema che deve essere di questo tipo. E lo sintetizzo per brevità, poi insomma cerco di concludere. Deve essere di questo tipo. Prima di tutto tu devi garantire a tutti i cittadini, è quello della la possibilità di avere servizi primari, diciamo,
in una dimensione territoriale che sia accettabile. Allora non è veramente pensabile che una mamma che deve, come dire, attraversare un periodo così delicato come quello di portare a modo il proprio figlio debba, come dire, avere il primo punto nascita a una distanza che non può essere accettata, perché attorno a quel sistema di mamma c'è una famiglia, c'è un rapporto familiare, ci sono tutta una serie di esigenze anche affettive che vanno assolutamente salvaguardate. Questo vale anche per tutti quei servizi diretti alla persona, agli anziani, alle persone non autosufficienti, che sicuramente vanno molto ben orientati e molto ben distribuite nell'ambito territoriale. C'è poi da fare una seria razionalizzazione del sistema dei servizi più complessi che riguardano la chirurgia, che riguardano la traumatologia e che riguardano la medicina e che chiaramente vanno riorganizzati rispetto a un principio che è assolutamente moderno. E qui io parlo anche alla questione dal punto di vista proprio della struttura ospedale. Cioè noi purtroppo dal punto di vista plastico ci troviamo di fronte delle nostre strutture ospedaliere che hanno ancora una dimensione di caos, non di organizzazione di un certo tipo. Cioè ci trovi lì, cittadino di questo territorio non ci capisce più nulla. Allora noi abbiamo bisogno di ridefinire con precisione dal punto di vista strutturale la rete ospedaliera, la struttura ospedaliera rispetto alle strutture che abbiamo. Abbiamo bisogno di quadrare in maniera precisa tutto quello che possiamo fare, sapendo che non tutto possiamo fare in questo territorio, perché ci sono dei servizi particolari che è bene che siano centralizzati, servizi particolarissimi, su cui ovviamente non serve che ci sia, voglio dire, pezzetto a Carbonia, pezzetto a Inglese, pezzetto a, perché non serve per i cittadini. E quindi io posso anche essere d'accordo con servizi di particolare eccellenza che coinvolgono, come dire, persone, malattie particolari o patologie specifiche possono essere anche, come dire, orientate verso cani. Però complessivamente il sistema e il servizio alle persone deve essere dato con equilibrio. Tutto questo però va anche bene. Non lo dico perché voglio scaricare le responsabilità che oggi governano questi processi, perché questi sono comunque processi lunghi e delicati. E se noi però tutti assieme non riusciamo a costruire davvero un'idea di politica sanitaria per questo territorio e continuiamo a bisticciarci tra di noi su come gestire quel poco che abbiamo, rischiamo veramente nel tempo di perdere quel poco che abbiamo. Questo come elemento centrale. È ovvio, io ho detto anche la stampa di questi giorni, che sulla qualità dei servizi io non ci voglio neanche pensare, guardate, che si apre un reparto che non ha le caratteristiche di legge per essere aperto, perché questa è una roba che mi farà divirire. Non è possibile che nel 2016 in Italia possano esistere cose di questo tipo. Quindi io questo argomento neanche lo voglio affrontare, perché mi voglio, come dire, fidare di persone che comunque devono seguire i percorsi di legge per poter, come dire, svolgere la loro funzione. Quindi detto questo, insomma, vi ringrazio ancora per l'attenzione e per aver organizzato questo incontro. Spero una roba che sia stato. Grazie a voi. Quindi la presenza del sindacato qua oggi, già col primo intervento del dottor Coggio, credo che sia fondamentale. Non può prescindere rivendicazione territoriale, qualsiasi cosa che abbia a che fare con il rispetto e la lotta per i diritti dei cittadini, dei pazienti, ma di tutti coloro che dalla sanità direttamente e indirettamente hanno e traggono benefici senza il sindacato. Per questo ora sarà importante ascoltare gli interventi in serie di altri due segretari territoriali del sindacato, rispettivamente della UIL, funzione pubblica, e della CISL, funzione pubblica, partendo dai fisionisti e successivamente da Roberto Fabio. Buonasera a tutti. Ecco, del corto il filo. Se lo fermi, guardate, io credo che questa riunione sia stata organizzata un po' in ritardo, perché purtroppo tutto quello che anche Emanuele ha voluto esplicitare dovevamo farlo molti anni fa, quando il sindacato da solo
se provato a lottare e a contrastare questa logica di dismissione della sanità nel suo ciclo di presente. Eravamo soli, nessuno ci ascoltava. E allora siamo arrivati a questo, e cioè a quello che sarà a modo molto prossimo, a giorni, dove molto probabilmente con il discorso della Ars Unica chiuderà ulteriori strutture ospedaliere. Ormai ne sono rimaste abbastanza poche, ma molto probabilmente quell'idea iniziale che si è data in quello che era la proposta di riforma sanitaria, l'aborto, che non è altro, e dove ha deciso che il suicidio di paziente doveva essere rappresentato da un unico ospedale, cioè si dà. Tale è chiaro che l'idea è vecchia. È chiaro che facendo questo percorso non si è capito una cosa, che ne pagavamo le conseguenze tutti quanti. Non è perché si chiudeva nel 2007, e non sto parlando tanto di un paio di giorni fa, con la gestione di Benedetto Bano, i fratelli più, era un ospedale a carattere regionale, pediatrico, dove lo utilizzavano non solo i cittadini del territorio del Sud, ma veniva utilizzato extra, cioè anche a livello regionale. Si è fatto qualcosa? No, guardate, a difendere quell'ospedale c'erano tre stronzi: il rappresentante della UI, il rappresentante della CGL e il rappresentante della CIS. Finito. E vado per me. Tutti molti, tre stronzi erano, tre stronzi sono rimasti. E sono sempre gli stessi. Quello è stato il primo passo. Unico ospedale chiuso in Sardegna è stato il fratello nel 2006. Io non ho visto la politica avventarsi nei confronti del direttore generale, tantomeno della regione Sardegna. E dire no, non si tocca quell'ospedale, quello è aperto e rimane aperto. Io non ho visto nessun tipo di colore politico che sia intervenuto per evitare questo. Non fare di presidente. No, non sto facendo di presidente, caro. No, assolutamente, perché guardate, state continuando a fare il solito errore, chi la pensa in questo modo, che quando si dice la verità è fare il discorso di campagna, fare il discorso di inglese, non è così. Ma tu stai scherzando, ma ci sono tanti altri che non scherzano su questo. Dicono che si fanno ragionamenti di campagna e siamo arrivati a questa situazione. Perché vedete, tanto i tagli che stanno avvenendo, le ristrutturazioni che stanno avvenendo, stanno colpendo tutti quanti, tutti i cittadini del Sud, perché qualcuno ha detto, purtroppo non conosce tutta la situazione sanitaria, e per fare una visita oculistica bisogna aspettare anche un anno. Sapete una cosa? Che noi avevamo realizzato un fiore all'occhiello nel territorio sul Sud presente, un reparto di oculistica, dove lo utilizzavano tutti i cittadini del Sud presente, è chiuso. Altro che aspettare 5 mesi per la visita, non si fa più nulla. Per essere operato di cataratta te ne devi andare a Quarto o a Cagliari. Ma e questo, voglio dire, è un danno solamente per il mese o è un danno per tutto il territorio? Ma vogliamo entrare nel merito in questi ragionamenti? Perché vedete, noi già da molto tempo abbiamo fatto un ragionamento che ciò che avevamo non lo potevamo mantenere, cioè quattro ospedali non erano più ormai credibili, non poteva reggere per quello che erano realmente le esigenze e le necessità, e avevamo in quel periodo la bellezza di 800
800 posti in letto. Lui man mano nel tempo, con le varie amministrazioni, si è fatto un ragionamento di razionalità, che è quello, andando a rispettare quelli che devono essere poi i parametri nazionali, ciò che nel suo intervento ha voluto significare Antonello Cusi. Beh, dovete sapere che quel rapporto che poi si è detto, e cioè invece di rispettare quello che è il parametro 3 per 1000 per abitante, per acuti, è lo 0,7 per 1000 dei post-acuti, dava un risultato che è il seguente, e cioè dovevano avere almeno 400 posti letto in acuti e 100 posti di post-acuti. Il caro ex direttore generale è cominciato a tagliare ulteriormente e non è passato il caro Calamita e si è, voglio dire, ha rifatto un nuovo commissario straordinario, il caro dottor Onis, e cosa ha deciso? Di tagliare ulteriormente il possibilità. E siamo passati, pertanto, da quello che era il dato di 320 possibilità, ci siamo ridotti poi l'unica, poi l'ultima proposta presentata e approvata. Era approvata inizialmente, quel piano è stato approvato da tutti i sindaci, è partito da tutta la conferenza di sanitaria e sociosanitaria del territorio del Sud presente, e dove ha previsto un ulteriore taglio dei posti letto e si è passati da quei 320 a 294 posti letto. 294 posti letto, compreso anche i posti acuti, assurdo. Logico che se tu fai un piano del genere, in primis i professionisti cominciano a ragionare, a vedere diversamente la cosa. E non, molti di questi che hanno, diciamo, preso la strada della specializzazione a livello chirurgico, quando vede che non metto più nelle condizioni di fare quel lavoro, cioè di entrare in sala operatore e operare, si cerca di limiti. E pertanto cominciamo a perdere anche quelle che sono le professionalità. Perdendo le professionalità, io ho sempre detto una cosa, nei vari incontri che abbiamo fatto, noi moriremo di morte naturale. E sapete qual è la morte naturale? Non avremo più clienti, perché nessuno più si fiderà di avere quel tipo di chirurgia che non risponde a quelle che sono i minimi essenziali, quel tipo di traumatologia ortopedica che non è in grado di assicurare i minimi essenziali e via discorrendo. Allora io credo che ciò che noi abbiamo fatto sino ad oggi, e se fossimo stati sostenuti da parte anche non solo della politica ma anche dalle varie istituzioni locali, pertanto i consigli comunali, credo che non saremmo arrivati a questo punto. Oggi purtroppo, ed è una verità questa, non c'è più niente da fare, guardate, perché purtroppo è difficile mettere insieme tutti quanti in questo territorio per portare avanti quella giusta battaglia di rispetto di quello che prevede la Costituzione. Noi non possiamo essere cittadini di serie B in campo sanitario, dobbiamo avere le opportunità che hanno gli altri territori, e questo non ce l'abbiamo più. E allora è logico che si arriva al punto di dire, ma vediamo, ma credo in tutti i modi che grande responsabilità questa giunta non ce l'ha, mi dispiace Emanuele, ne ha tanta. Perché ci troverà in una situazione di debolezza e il caro nuovo direttore generale dell'ASL Unica ci metterà poco a dire, facendo 2 più 2, CTO, l'ospedale di Rizzo, ma quello non è un ospedale, per da chiudere immediatamente, perché questi saranno poi i dati.
perché non può reggersi un ospedale con 30 posti letto, non può reggersi, non è neanche nella, voglio dire, nella qualità che possa soddisfare queste esigenze dei, dei cittadini. Pertanto credo che sia molto difficile poter modificare il trend che ormai è stato deciso da altri, perché non credo assolutamente che anche l'idea che ha avuto questo attuale commissario, io sono stato uno di quelli che l'ho contestato dal primo giorno che si è insediato, e laddove questo signore invece di cercare di intervenire in quelli che era anche il mandato che aveva ricevuto da parte della regione Sardegna, e cioè quello di abbattere A, la mobilità passiva, B, le liste d'attesa, guarda, non ha fatto niente su quella, anzi ha trovato, si è trovato lui in una situazione che era la seguente: aveva una mobilità passiva di circa 21 milioni di euro. In questo, in questi due anni di amministrazione ONIS, quella mobilità passiva si è portata da 21 milioni a circa 25 milioni, 24 e qualcosa. Per non parlare delle liste d'attesa, perché voglio dire, basta che al singolo cittadino per dire ma come ti stai trovando? E la visita te la fanno su. E dopo un anno e mezzo, due anni, le aziende sono chiuse. Questo è il miglioramento che si è avuto all'interno del servizio sanitario dell'ASL numero 7. Allora io credo che anche lì, voglio dire, e noi questo aspetto anche l'abbiamo ugualmente denunciato, però ma non abbiamo avuto consenso, non abbiamo avuto risposta, e abbiamo fatto tante di quelle manifestazioni dove erano sempre quei tre sconti, anche se qualche uno non lo vuole accettare, ma è così, i tre sconti che andavano a manifestare per tutelare un giusto diritto per tutti i lavoratori cittadini, cioè avere una sanità adeguata, perché non ce l'avevamo fatto, era invidiata la sanità dei successivi a livello anche carità, e purtroppo questo patrimonio piano piano è stato realizzato, non solo distrutto, ma è stato potenziato il discorso della mobilità e pertanto del trasferimento di questi pazienti in altri territori, come ho detto prima, Cagliari, come Quarto, e come nella politica che ormai è oggi presente nel campo sanitario, ma si sta cercando di migliorare sempre di più quello che è la sanità privata a discapito di quello che è la sanità pubblica, perché questa è un'altra verità, e questo purtroppo, e me ne dispiace, perché il mio ideale non è certamente del centrodestra, il mio ideale è del centrosinistra, però mi sono reso conto che ogni qualvolta c'è il ministra, il centrosinistra, in campo, specialmente in campo sanitario, qualche distruzione, qualche guaio ce lo causano sempre. E allora credo che... Uguale, è quello che c'era prima. No, ora mi rinvito. No. Allora, ma non ha detto Marco, me l'ha fatto, oh caro Antonello, e Benedetto Marco non era di centrodestra, per essere chiari nel ragionamento. Allora, non voglio dilungarmi perché forse è troppo tempo, credo che di modi qua, se davvero vogliamo cercare di modificare qualcosa che è difficile, credo che dobbiamo smetterla su ragionamenti che ho sentito anche oggi qua. Io non li ho fatti, ho parlato di territorio, non ho parlato del quanto riguardava il discorso del materno infantile, pertanto dell'ostetricismo,
chirurgia per il punto nascita, perché altrimenti dovrei dire dove eravate quando hanno chiuso a Divezia le abitazioni di tutta Cabone, perché hanno gli stessi diritti, sia i cittadini del presente come hanno gli stessi diritti i cittadini del sud, uguali, identici. Ma voglio dire, come hai ragione, ma tutto un modo di vedere, così il mio invece diverso dico che è uguale, e non si è fatto nulla, e mi accorgo oggi, voglio dire, la comunicazione, e cosa ha fatto apposta anche a livello nazionale questo senatore, cos'era, una mozione o cosa, un'interrogazione che ha fatto, interrogazione, dove voglio dire, in quell'articolo questa è colla, come se fosse poi un vantaggio per Cabonia dire che fatiscente tutto quello che c'è a Divezia, pertanto come si siete permessi di. Allora voglio dire, questo tanto, guardate, non porta vantaggio a nessuno, ma porta solamente svantaggio al territorio. Allora se recuperiamo un'idea comune che la sanità di una certa qualità è portare all'interno di tutto il territorio del sud presente, allora credo che forse non solo, come qualcuno ha detto, e non vedo il sindaco Emanuele, non vedo il sindaco di Cabonia, e io non vedo il sindaco di Chiesa, perché altrimenti si perde quel ragionamento. Emanuele, vabbè, l'ho interpretato male io. No, sto dicendo che qua mancano tutti i sindaci, non solo quello di Cabonia, ma mancano anche tutti gli altri, perché come qualcuno l'ha detto e le dichiarazioni dell'ultima manifestazione che hanno fatto i comitati, c'erano sindaci, e come quando si è manifestato qui a Sinai c'erano sindaci di cui hanno approvato il piano di riorganizzazione sanitaria. Allora, che cosa state parlando? Ma mettetevi d'accordo tra voi stessi in primis, perché questo è un'altra realtà. Allora, se riusciamo a recuperare una situazione, voglio dire, di condivisione per tutto il territorio, beh, forse qualche possibilità la potremmo anche avere, perché è l'ultimo dato che voglio dare, che è seguente. Guardate che da quanto riguarda il discorso della spesa, il Sulcis Iglesias non sta utilizzando neanche appieno a quelle che sono le risorse che gli spettano per competenza, perché il budget che viene assegnato per singolo cittadino è di 1.750 euro. Lo vogliamo moltiplicare per quelli che sono 180.000 abitanti? Vediamo se il bilancio che ora che viene assegnato e che la spesa che viene fatta all'interno dell'ASL se supera quel budget. No, assolutamente. Allora noi non vogliamo niente di più di quello che ci spetta, e lo diciamo alla cara regione Sardegna, che i soldi, che i finanziamenti che spettano a questo territorio li dobbiamo utilizzare noi, e non che vengano dirottati in altre realtà a discapito di quello che è invece le necessità e le giuste alternative che i cittadini del territorio successivo del territorio. Grazie Fisio. Direi però che è necessario non ragionare in un'ottica divisiva e parlare delle cose che dividono Cabonia e Divezia, ma sarebbe meglio concentrarci su ciò che ci accomuna, ovvero la lotta per preservare i servizi del territorio. Prego Roberto Fallo, segretario della funzione pubblica della CISL. Buonasera a tutti. Allora, molte cose che avrei voluto dire le hanno già dette i colleghi, essendo, voglio dire, compagni di battaglia, come qualcuno ci ha definito prima, in modo un pochino di diverso. Sicuramente in questi anni noi abbiamo lanciato più riprese l'allarme che qualcosa non stava funzionando in questo territorio, soprattutto per quanto riguarda la sanità. E
abbiamo fatto diverse tantissime iniziative. Io mi ricordo ancora una fiaccolata fatta il 23 dicembre 2010 sotto un acquazzone tremendo. Siamo partiti da Via Dalmazia e siamo arrivati sino a Piazza Roma, veramente quattro disperati, perché eravamo veramente pochi, pochissimi, e stavamo lanciando il segnale, l'allarme, che si stavano praticamente smontando la sanità degli elettori. E piano piano ci sono riusciti, ci stanno riuscendo, perché lo diceva prima il fisio, noi abbiamo gli ospedali di Vesa e Scambogna che li stanno ristrutturando, abbiamo speso parecchi soldini, però probabilmente avremo delle scatole vuote fra qui a qualche anno, perché ormai se continua così arriviamo all'ospedale unico, come qualcuno aveva già detto, e sarà Zilai, perché Iglesia se continua così, come ha detto il fisio prima, verrà chiuso, cioè non può continuare ad esserci un ospedale in quelle condizioni, con quel tipo di servizi che praticamente a oggi con mille difficoltà gli operatori stanno continuando a dare. Però effettivamente sembra proprio un progetto messo in atto per potenziare la sanità nel territorio, far sì che gli utenti del territorio si rivolgano verso Cagliari, ma soprattutto verso le cliniche private di Cagliari, perché noi la maggior parte della malunità passiva ce l'abbiamo per specialità che abbiamo qua nel territorio, nell'ortopedia, cioè stiamo ormai andando anche verso le cliniche private a farci gli interventi d'ernia, cioè che ciò vuol dire che la gente probabilmente non si sente più sicura in questo territorio di farsi operare, di farsi mettere le mani addosso. Allora qua, come diceva il fisio prima, io non vorrei che fosse veramente tardi, perché l'indirizzo, stiamo parlando da Parrano in poi, è stato quello di piano piano tagliare con la storia degli accorpamenti, tagliare, tagliare, però poi io guardo i risultati, abbiamo tagliato tutti di più, non abbiamo migliorato i servizi, li abbiamo peggiorati, però abbiamo continuato ad aumentare la spesa, ciò vuol dire che qualcosa sicuramente non funziona ancora, perché tutto questo sacrificio che è stato fatto in tutti questi anni non ha prodotto un beneficio, non ha prodotto niente, se non il fatto che la gente è stata costretta a spostarsi per cercare servizi che aveva nel territorio sino a qualche anno prima. E allora qua, se veramente vogliamo mettere in atto un futuro degno di questo nome, per questa società e questa sanità, dovremmo cercare di far capire a chi gestisce la ASL che la sanità si fa con i professionisti della sanità, e allora dovremmo trovare dei medici giovani, bravi, volenterosi, capaci e motivati, dargli le condizioni di mettersi a operare qua nel territorio e ricavarsi una loro nicchia, perché voglio dire, finendo su Cagliari diventerebbero uno come tanti, e solo così noi avremo la possibilità di far risalire questo territorio. Però per fare questo dovremmo avere degli interlocutori che gli piace ascoltare, e non solo ascoltarsi, perché il dottor Robbins gli piace tantissimo ascoltarsi, però non ascolta gli altri. Poi certo ci troviamo di fronte al piano, nel momento in cui il piano viene approvato dai sindaci, noi come sindacato siamo ovviamente squalificati, non abbiamo possibilità di intervenire su niente, su nulla. Quindi non mi dilungo più di tanto, volevo fare una, da più parti in questi mesi come sindacato mi viene fatta questa domanda: ma noi non avevamo in Sardegna le professionalità per poter ricoprire il ruolo che sta ricoprendo oggi, che dovrà ricoprire il dottor Moirano che viene dal Piemonte, quindi una persona esterna alla Sardegna? Una riflessione l'ho fatta e dico che in tutti questi anni il risultato è quello che abbiamo oggi qua davanti agli occhi, l'hanno fatto chi governava ed era sardo, quindi probabilmente la risposta è no. Grazie a tutti. Naturalmente cogliamo la provocazione.
di razionalizzazione lo stanno portando avanti i sardi. La parola è da Michele. Io non sono un tecnico su queste cose, intanto buonasera a tutti, mi fa piacere che veniate qui per questi incontri e anche per altri, però una parolina di riflessione mi fa piacere farla. Intanto, non so se tutti quanti voi ricordiate come tempo addietro qualche funzionario ad alti livelli, in situazione apicale, stabilì che tra Carbone e Iglesias ci fosse una divisione di ospedali. A Iglesias portiamo questo, a Carbone teniamo quest'altro. Nessuno allora si lamentò. Questo è il risultato che dopo tanti anni ne è venuto fuori. Seconda riflessione. Al di là di tutto quello che noi diciamo, c'è un problema ben preciso che io soffro anche nella mia pelle, ma che soffro da alcuni mesi a questa parte in una maniera molto più profonda, di persone che prima non venivano a chiedere denaro per pagarsi le medicine. Oggi è aumentata questa folla di persone che vengono a chiedere. Se prima venivano per bollette di corrente elettrica, oggi vengono spesso per medicine. Del resto, io stesso che devo prendere dei medicinali regolarmente, prima non pagavo niente, oggi sono arrivato a 17 euro al mese, che è poco, diciamo, tra virgolette. Ci sono persone che pagano anche 50 euro a settimana come salvavita, e quindi mi capite, prima tutto il problema della sanità è come quello scolastico, la scuola gratuita, la scuola dell'obbligo, poi non si capisce bene che man mano che andiamo avanti si spende sempre di più per libri, per quaderni e oggi per medicine, e quindi c'è anche questo. Una terza riflessione su quello che si stava dicendo poco fa, che in pratica Cagliari o la regione sta fagocitando tutto e quindi non esistono più determinate autonomie, mi pare che ci siamo dimenticati a livello, diciamo, governativo locale, regionale e anche nazionale, il principio di sussidiarietà. Conoscete il significato del principio di sussidiarietà? Perché non sempre lo conosciamo. Cosa dice il principio di sussidiarietà? Dice questo, che un ente maggiore non può sostituire un ente minore che può fare determinate cose. E quindi se da Carbonia ci derubano determinate cose, Carbonia e territorio, questo è veramente sbagliato e va contro il principio di sussidiarietà. Altre cose non cosa dire, mi pare che queste tre riflessioni siano anche sintomatiche per un certo tipo di azione che noi come singoli cittadini possiamo fare, ma il problema della divisione delle competenze delle determinate città, Iglesias e Carbonia, al di là di questa lotta antica che c'è sempre stata, è stata una divisione diciamo pacifica a tavolino fatta tanti anni fa e nessuno intervenne. Potrei dire anche alcuni nomi che c'erano in questo tavolo per la spartizione, però non mi pare che sia opportuno. Grazie non solo che mi avete ascoltato, ma anche per gli altri qui, perché vi faccio noi ringraziamo la Michele che è sempre disponibile a lasciarci in questa sala per poterci unire sulle più importanti svariate tematiche del territorio. Vedo che la gente del locale sta diffluendo anche perché l'orario avanza, quindi andiamo a finire con gli ultimi interventi. Adesso la volta di Andrea Fabrizi e subito dopo il rappresentante dei sindaci del territorio, Gianfranco Turru. Grazie. Io non sono un rappresentante, sono un intendente della regola di giustizia, devo dire che sono molto preoccupato. Forse non ricorderà che nelle lotte industriali noi fino al 2006 eravamo tranquilli sul tema energetico. Ci ha quasi colto di sorpresa la decisione di Alcoa di abbandonare il territorio derivante da quelle che erano l'elettricità del territorio. Io credo
questa similitudine, vedo che la sanità sta facendo fine dell'industria. Cioè noi, a causa di carenze di natura amministrativa, politica e di divisione, ci siamo facendo scippare quello che è un presidio che è molto più importante di quello dell'industria. Cioè, qui il tema principale, che a me pare di cogliere, è che non abbiamo risorse per mantenere presidi su due località, Iglesias e Carbonia. Tant'è che anche Onis e anche prima di Onis ci hanno sempre detto ci vuole l'ospedale unico. Si sono spinti anche a dire all'ospedale unico di farlo Villa Massaggio, che è una soluzione evidentemente inaccettabile. Dunque, quando dicono ospedale unico e poi dicono nel piano Carbonia è ospedale di primo livello, è implicito che se ci deve essere un ospedale unico questo deve essere localizzato nel territorio paricentrico che è Carbonia. Cioè non è che per dire vogliamo male Iglesias, è un dato abbastanza oggettivo se si segue un ragionamento lineare. Poi questa forzatura di dividere gli ospedali in due località, io vorrei capire se quando mai si è visto un ospedale diviso in due a distanza di mezz'ora uno dall'altro. Cioè come, e poi questa divisione tra emergenze e urgenze, cioè una chirurgia, perché non può avere qualcosa di programmato? Cioè il percorso al momento che si considera per ospedalizzare, mi insegnano chi siano, ma è il percorso che definisce il livello di intensità terapeutica, quando c'è bisogno di un'intensità maggiore o minore. Però non è che possiamo dividere le parti tra, almeno non mi pare corretto dividere i reparti tra i reparti di emergenza e di urgenza. Questo reparto può essere emergente o programmato. Anche un oculistica può dover accettare un caso di emergenza. Parlando poi di emergenze, a Carbonia abbiamo questa famosa stroke unit. Adesso ho fatto due conti con i dati del Ministero della Sanità. Allora loro ci dicono al Ministero che sono previste 6 stroke unit di livello 2 o 3 ogni milione di abitanti. Dunque in Sardegna dovremmo averne una decina. In realtà di livello 2 o 3 ne abbiamo 3, che sono Cagliari, Nuoro e Olbia. A Carbonia c'è una stroke unit di livello 1 che fa trattamenti, che io sappia, di natura farmacologica e non ha neanche una sala dedicata. Cioè, parliamo di sottosviluppo, parliamo, perché di Lombardia, che avrà 10 milioni di abitanti, cioè sono 32, non 3, di stroke unit, cioè sono quelle parti che possono affrontare casi come l'ictus. Sono le parti che salvano la vita delle persone. Dunque qui parliamo di un'entità, di un problema che è non confrontabile con quello di altri problemi. Cioè, ci stiamo facendo scippare quello che è un'infrastruttura primaria di un territorio. Dunque, qual è la mia confusione? Io mi vedo d'accordo con Emanuele. Io dico, l'unica strada che possiamo percorrere è quella di forzare, in qualche modo di ridiscutere un piano con criteri che siano di natura più oggettiva possibile, prima che il danno diventi irreparabile, perché non voglio accettare che il danno sia irreparabile. Questo è... Quindi, non so.